Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela con un nuovo video. Durante un consueto giro nel terreno per tutti gli alberi, mi sono accorta e soffermata sul tronco in particolare di un albero di ulivo che, come potete vedere, ha un grumo con un foro. Si tratta del Carpo capsa, un lepidottero della famiglia dei tortricidi, e può essere molto dannoso per i tronchi degli alberi stessi, in quanto le larve ne scavano dei veri e propri tunnel, con la conseguenza, come potete immaginare, dell'indebolimento della pianta colpita. Oggi nel video vi mostrerò un metodo che mi è stato insegnato tanti anni fa. Vi servirà un coltello affilato e soprattutto sterilizzato, un insetticida specifico, una siringa, del mastice cicatrizzante e dei guanti. Con il coltello dovete pian piano scavare per eliminare tutta la parte rovinata. Non vi preoccupate, quello che dovete fare è di eliminarla completamente. Quindi, con la siringa piena di insetticida, iniettatelo nel foro, ricoprite con il mastice. Ricordate di fare per bene questa operazione, perché non entrando più aria, il risultato è garantito. A questo proposito, controllate tutto il tronco, perché troverete sempre due fori, uno d'ingresso e uno di uscita. L'indomani ricontrollate che il lavoro sia stato fatto bene, che il mastice ha coperto la parte rovinata. Questo, lo scorso anno, aveva lo stesso problema, che per fortuna ho risolto. Mi raccomando quindi di controllare sempre i vostri alberi per intervenire tempestivamente. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo presto con un nuovo video nel mio canale. Una buona giornata a tutti!